chiesto di vedere l'ordine cronologico, anche il più corretto, diciamo. Ma il problema era un altro, che Luca Cianarello stava dicendo nell'ultima frase del suo intervento, e poi ha interrotto, mi dispiace di leggerlo, perché stava mettendo il vivo di un vero problema, che è quello là. Dico anche agli altri consiglieri che oggi devono comprare i debiti fuori. Noi
quando sono giovane inaugurato da questa amministrazione, anche perché l'esistenza di un'altra città. Questo perché ovviamente l'ufficio legale non ha la forza di poter fare tutto il contenzioso. E la possibilità di risparmiare ovviamente rispetto a una sentenza che poi è messa in esecuzione con tutti i costi che sono aggiunti rispetto al momento della transazione. Allora, anziché fare Luca un ragionamento piano della gestione del debito fuori bilancio, un ragionamento asettico sulle questioni dei debiti, voi andarci senza scavare una questione che abbiamo dato dal Senato, grazie consigliere Fuccio.